parlato di esperienze di tipo professionale, quindi non c'è sperimentazione, sono stati utilizzati solamente dei metodi non invasivi per l'uso tradizionale, con tutti noi normalmente diciamo, abbiamo a che fare, per studiare questo sito molto singolare, dove diciamo, sussiste una sconoscenza sia dei processi geologici sia per l'evento che si è verificato di una modalità di corretta fruizione di questo bene ambientale. Localizzazione, per chi non conoscesse il sito, siamo nella Sicilia centro-meridionale, il contesto ambientale è questo, siamo circa 15 km a nord ed est di Agrigento e questo è proprio l'area di cui parlerò questo pomeriggio. Il contesto ambientale sembra un aspetto un po' lunare, insomma sono un'ampia distesa di argille, le argille sono delle argille tortoniane, in alcuni punti si molto una consistenza molto bassa, addirittura fluida, per cui si realizzano questi, ecco, questo contesto particolare in cui si vedono questi canelli diffusi e qui ecco un particolare come questo canello tipico dell'area. Altro elemento importante della zona è la presenza di queste colle. Sono circa tre, sono distribuite al nord dell'area del canello, la cui formazione poi diciamo, da quello che vedo fuori allo studio non è in relazione con quello che si dice. Ti vedo che sono multidisciplinare, sto presentando la parte geofisica, però fa parte di un contesto in cui sono state fatte le studi di deformazione dei suoli, prospezione geochimica, topografia e tanto altro. Un po' di storia per quanto riguarda questa particolarità di questo sito, diciamo fin dall'antichità, fin da Platone, diversi ci sono descritti su questa particolare singolare, di arrivare a 600 a Silvio Bocconi che fornisce una prima descrizione un po' più scientifica dell'area e con il pittore del 700 che la rappresenta in questo modo. Siamo, ecco qui una zonizzazione dell'area, non so se si riesce a vedere bene, siamo in una riserva naturale integrale, quindi abbiamo la zona A che è l'area proprio interessata da Lucanelli, poi ci sono le zone di prima riserva e il nostro studio è stato focalizzato sulla zona A che ha un'estensione di quasi 9.500 ettari, quindi è molto vasta. Ecco, qui su un lema è stato ricavato un po' quella per la geologia dell'area, sono le argille tortoniane, dicevo poco fa, sono le argille tortoniane di colore grigio verdastro, ci sono anche delle lenti di areniti, ma sono anche se tortoniane. Il contesto geologico, ecco, si vede anche bene il profilo della Sicilia, quindi dell'acqua calabro-britannico, abbiamo la catena Cappellino-Magrebide, la Manfossa, il Prato Ibero, e qui è proprio il sito dove si verifica questo singolare fenomeno. Quindi una zona di forti compressioni che la catena si va diciamo, a contrastare contro la Manfossa. È un tipico esempio di vulcanismo sedimentario che comporta una periodica estruzione in superficie di una miscela di combustibili gassosi, acqua e materiale solido. La formazione di questa singolarità è legata alla profondità della successione sedimentaria all'interno dei livelli sorgenti. Le manifestazioni cosa sono? Sono di questi ribaltamenti di argille molto fluide che nel tempo si verifica, sono verificate e si continuano a verificarsi nella zona fino a quando nell'evento tragico del 27 settembre del 2014 purtroppo uno di questi ribaltamenti ha causato la morte di due bambini che erano andati con il papà a visitare l'area. E da questo momento in poi ci si accorge che il sito è anche pericoloso. Cosa succede spesso in Italia, dobbiamo anche delle tragedie perché per capire alcune cose. E noi studiando l'area ci siamo accorti che negli ultimi 20 anni ci sono stati 10 ribaltamenti, quindi non era un episodio così isolato. E i tempi di ricorrenza nel tempo sono diventati sempre più corti, attualmente sono intorno ai 13-17 mesi. Noi ci siamo affidati a questa stima per poter stare anche sull'area, perché capite che permanere anche con indagini di una certa durata in questo sito non ci esponeva sicuramente dei rischi, visto che non c'è un sistema di monitoraggio che può allertare su quello che sta accadendo sul suolo. Cosa è stato fatto per quanto riguarda geofisica? Sono state fatte delle indagini tradizionali, 28 profili di sismica da passiva in RRM, una tomografia elettrica 2D, due tomografie elettriche 3D e il numero 18 di misure di sismica passiva stazione sismica. L'obiettivo è quello di ricavare dalla risposta geofisica alcune singolarità geologiche strutturali.
strutturali, cui valutare poi quindi paragonare con la violenza con altri metodi investigativi. Però questa è stata una cosa che ho voluto fare anche io, cioè nel senso sono andato alla cerca, ecco, per vedere, non volevo sapere prima se il rilievo strutturale avesse individuato nell'area una particolare frattura o qualche altra cosa di importante, ma vedere se le anomalie geofisiche, una volta individuate e comunicate a chi ha fatto un altro tipo di lavori, diciamo, in questo studio, avesse una sua validità e in corrispondenza a quello che era la realtà, gli altri dati che venivano fuori. Ecco, qui è la validità, diciamo, delle immagini che sono state realizzate, in verde sono le linee di sismi per passivo, quindi quattro linee, dalle L1, L2, L3 e L4. Questi in viola vedete le misure di noise che sono state distribuite nell'area secondo gli allineamenti e una distribuzione reale a cercare di coprire quanto più possibile questa zona, una tomografia elettrica 3D che è indicata in rosso e un HD in blu. Questa immagine per farvi capire qual è il contesto, questa è proprio una pochissima consistenza, qui c'era un bastone oltre il quale non bisognava andare perché altrimenti si andava proprio giù, si sprofondava. E questo è quello che viene fuori dal primo profilo realizzato in 2D. Il tratteggio in nero è stato posto dopo che si è verificata la coerenza, diciamo, dell'anomalia geofisica riscontrata in quest'area con le altre diciamo, conoscenze che vengono fuori dal studio. Questo è il profilo che in A1. Anche la linea 2, che sta a valle, diciamo, del canale, quindi il profilo meridionale, voi dove, a parte questa parte centrale, questa specie di cammino che si viene a individuare con il motore di velocità, veniva fuori anche questa discontinuità, più o meno superficata. E questo è il profilo 3, perché è realizzato in senso più o meno nord-sud, dove si vede che attraversa, viene messo in relazione anche con la presenza delle onde, dove si è individuato un'altra anomalia geofisica che è stata correlata alla presenza di un canino che alimenterebbe le polvere che sono, come dicevo molto fa, differenti come fenomenologia rispetto a quello che si verifica nell'area di un canino che è molto grosso con l'altro queste polvere. Il profilo invece è 4, in linea 4, a parte diciamo, le velocità basse e la parte più superficiale, di fatto non evidenzia nessuna particolarità. Il tipo di vulcanismo sedimentario che si è diciamo, accertato è questo tipo qua, cioè la caldera che si profonda e che si vengono a generare queste paghe diciamo, succedenti al sprofondamento della caldera, un tipo che viene chiamato patentario. Le fratture che sono state individuate, perché queste fratture che hanno un tempo di permanenza molto diciamo, veloce, perché poi viene presso sconvolta l'aria, perché proprio per questi ribaltamenti che si verificano come eventi vari, di fatto non sono più riconoscibili in territorio. Questa è una tipica frattura che abbiamo riscontrato in direzione est-ovest e un'altra di queste fratture che qua si intravede che è in direzione nord-sud. Questo è il modello di città del terreno in cui sono state calate le tomografie e le immagini geofisiche sono state fatte e l'ho riporto per farvi vedere questi puntini, questi triangolini in blu che sono messi qua e altri più di colore diverso nella parte centrale, perché in effetti l'ente gestore della riserva, nell'ambiente in questo caso, negli anni aveva segnalato, magari in maniera non tanto precisa, comunque le emissioni diciamo, di questi fluidi in superficie. Come potete vedere, questi in uso del 2005, e dopo il 2005, nella parte nord di quest'area, in realtà non si è avuta più una manifestazione effusiva di questo argillo così poco consistente. Mentre sono concentrate tutte nella parte centrale dell'area, qui è per condotto attivo di cui si vede ancora la correlazione con le bolle esistenti che sono distribuite in questa zona qua. Questo insomma poteva già segnare prima ancora dell'evento, quantomeno la scelta di alcuni percorsi da utilizzare per la funzione dell'area rispetto ad altri. Ecco, questa è la tomografia elettrica che è stata realizzata un po' sui vulcanetti, quello che viene fuori dall'inversione sperimentale, tutto questo in questo ultimo delle sperimentali, si vedono queste zone di bassa resistività che, come le frecce hanno indicato, proprio l'emissione, un dettaglio abbastanza elevato, l'emissione in superficie diffusiva di questi vulcanetti che sono stati messi in evidenza la tomografia elettrica.
ce ne sono parecchi, perché il corporale è quello che è l'immagine dell'abitazione, è proprio schemato dalla cornice dell'andata, perché si giù, è stato anche difficile camminare nel periodo in cui siamo andati noi, c'erano due, c'erano delle cose, perché si andava giù anche di metà corpo. La tomografia di queste è tutta ordinaria, sono state fatte, è stata fatta una tomografia di 2300 metri quadrati e viene fuori anche molto fuori questa frattura che non si vedeva assolutamente sopra, una frattura lineare dove la parte diciamo, meno resistiva, quindi questi fluidi diciamo, si propagano con delle direzioni lineari in questo senso. Questa è l'area centrale dei vulcanelli con questo singolare innarcamento degli elettrostrati proprio corrispondente alla parte centrale dell'area investita. Per questo ho isolato ovviamente la resistività di 1 da 1 a 5 per metro per essere capire un po' qual è la parte meno resistiva riscontrata. Queste sono anche altre immagini con da 7 a 12. Le misure di NOLD, anche queste sono state fatte per capire un po' qual è la distribuzione in quell'area. Queste sono quelle misure che sono state fatte e come sono state ottenute. La dimensione della torta è proporzionale ai massimi del rapporto a cosi V ottenuto. Come vedete lungo questi lineamenti, che potete verificare essere degli elementi principali su cui viene fuori l'emissione di fluidi. Le misure della casa V sono più o meno comparabili, ma sono, diciamo, ci sono dei contrasti molto bassi, mentre per i valori più elevati sono riscontrati nella parte nord-orientale e nella parte sud-occidentale in questo caso. Di queste misure si è tentato anche una ricostruzione in 2D per vedere cosa veniva fuori, quindi l'allineamento NS1, NS8 riguarda questo qui e invece quest'altro riguarda questo allineamento qui. Anche qui in questo allineamento diciamo il logaritmo dell'acqua su V ha questa singolarità nella parte più superficiale, proprio di innalzamento verso la parte del vulcanelli e anche un logaritmo di un'area particolarmente attiva. Questo l'ho realizzato così per vedere un po' di confrontare una mappa del rapporto a cosa V con le altre anomalie geofisiche riscontrate negli altimetri. Viene venuto fuori che in corrispondenza dei cambiamenti del rapporto diciamo, a cosa V si verificavano le anomalie riscontrate con la parte della fisica passiva. In particolare, ancora una volta emerge che l'area nord-orientale e l'area sud-occidentale hanno un comportamento diverso rispetto a quello che si verifica lungo questo allineamento. Allineamento che poi, dalle misure di formazione del suolo, si è verificato che gli spostamenti principali sono lungo questa direzione e riguardano solo gli effetti traslazionali e non dei sollevamenti dell'area. Ecco, io spero che questo esempio pratico, anche breve, così per stare nei tempi, abbia un po' fatto capire qual è quello che questo è un po' l'applicazione dei medici fisici alla fruizione dei beni alimentari, non solo per quanto riguarda la conoscenza, ma in questo caso soprattutto la fruizione, perché abbiamo fatto un lavoro tutto sommato semplice e preliminare per poter fruire questo sito e aver finito la morte di alcune persone. Grazie. Questi ribaltamenti, scusi, i ribaltamenti, quindi ci può fare un esempio dell'entità? Allora, il ribaltamento si verifica. Le dimensioni, ecco. Le dimensioni che hanno causato l'evento sono intorno ai 50 metri. Qui sono esplosioni di fango e fluidi, idrocarburi fluidi di 50 metri. Il gas prevalente è il metano, 94% è il metano, quindi è un'area abbastanza delicata. Solo che nessuno sa quando avvengono, perché non so, nessuno sa l'entità di questi diciamo, ribaltamenti e purtroppo è il caso voluto che si verificassero proprio quando c'era un bambino o papà che andava a visitare. Tra l'altro una cosa così per inciso, che una cosa analoga di cui peraltro mi stavo anche occupando, si verifica caso vuole anche a settembre, ai campi Fedele, diciamo sul Fatale, l'intera famiglia del nord è morta. Proprio perché anche nel caso un esempio di frizione è caduto in un modo che si è completamente creato. Le sezioni 2D del Reni, sì. Sarebbe stato interessante vedere un attimino il dato reale, perché la sezione costruita va bene, sarebbe stato un attimino la prima distrazione o qualcosa.
dato che è possibile ricevere le singole sezioni in UD sì. O singole. Quelle che erano state ricostruite, quindi erano. Quelle erano, sezioni, erano tante sezioni in UD messe insieme. Okay. Così sono sincronizzate. Ok, benissimo, grazie. Andiamo avanti con l'intervento dal titolo Indagini geografiche della storia dell'arte fiorentina, parlando del sesto. Siamo stati chiamati a fare una prospezione radar su l'ippopotamo imbalsamato, un ippopotamo che è presente al Museo della Specola di Firenze, quello che ci ha fatto e era un ippopotamo che era stato proprietà della famiglia Medici. Un ippopotamo è stato un regalo al Gran Duca, che veniva pure un ippopotamo africano, e che veniva tenuto a catena al giardino di Popoli. Questo ippopotamo, alla sua morte, essendo un animale estremamente particolare per il tempo, fu deciso di imbalsamarlo. Un artigiano fiorentino si operò per imbalsamare questo animale, oltretutto ricostruendo alcune parti in cera. Solo gli anni sono passati tanti, questo ippopotamo comincia ad avere alcuni cedimenti strutturali e quindi la sua struttura portante interna aveva qualche problema. Era stato deciso di partire con il restauro di questo ippopotamo per conoscere quella che potesse essere la struttura interna, fu deciso di operare attraverso
indagini endoscopiche e indagini geolari. Le indagini endoscopiche non furono troppo esaustive perché il riempimento dell'ipoforo, cioè il materiale che era stato messo all'interno per tenere la pelle gonfia, era essenzialmente paglia, e quindi la paglia ovviamente impediva alla telecamera di vedere, che comunque creava sempre problemi di ostruzione. Per cui passammo alla seconda idea, che era quella del geolare. Come detto all'inizio, quando mi chiesero se potevo fare questa indagine, dissi: va, volentieri, sì, ci provo, è sicuramente interessante, ma non posso garantire assolutamente quello che possa essere il risultato. Non ho idea se si riesce a vedere qualcosa. Fortunatamente, facendo prove su prove con un'antenna ad alta frequenza, 2500 MHz, si riuscì a capire qual era la posizione della struttura portante e dove fossero le problematiche di cedimento. Sostanzialmente trovammo che questa struttura era composta da un materiale ligneo, in corrispondenza del collo c'era una separazione, quindi era lì che c'era stata questo inizio di cedimento, quindi la parte anteriore dell'animale tendeva a coricarsi. Inoltre la parte basale di queste strutture lignee, sotto il peso, diciamo, di tutto l'animale, avevano cominciato a avere problemi di cedere, quindi i piedi dell'animale si erano sciupati. È stato operato questo restauro, è stato rifatto la struttura interna, è stato fatto il materiale di riempimento, sono state fatte è stata aggiustata la pelle, sono stati rifatti i ritocchi sia a cera sia i ritocchi cromatici, e questo esemplare è tornato ad essere in vetrina nel Museo della Sperma. Un'altra sfida che noi abbiamo accettato, proprio perché siamo motivati a queste competizioni, è stata una prospezione gelata sulla vena della cupola interna dell'uomo. La struttura della cupola dell'uomo è fatta da due cupole, una interna e una esterna. La cupola interna è quella portante, la cupola esterna è soltanto un rivestimento che serve soltanto a proteggere dagli agenti atmosferici. Il lavoro c'è stato, abbiamo portato avanti in parallelo alla facoltà di architettura, che ha portato poi alla realizzazione di un libro sul segreto della cupola tribunaliese. L'intento era quello proprio di cercare di capire come fosse costruita la struttura portante della cupola, cosa che ovviamente Brunelleschi ha fatto bene di non comunicare ai posteri di portarsi nella tomba. Sono state eseguite indagini georadar, indagini geometriche e indagini magnetometriche. Vi parlo delle indagini georadar essenzialmente, che hanno visto l'esecuzione di profili sia con antenna ad alta frequenza sia con antenna a media frequenza. Il risultato migliore ovviamente ha dato l'antenna ad alta frequenza, 1500 MHz, che ha permesso di investigare tutto lo spessore della muratura della vena dell'uomo, che è circa 2,80-2,70 m. L'indagine ha permesso di riconoscere con la 1500 MHz numerose anomalie, sono state riconosciute delle buche montaie, che sono delle cavità che vengono realizzate per incastrare la struttura lignea che serviva da impalcatura. È stata riconosciuta una struttura a sandwich, quindi due parti esterne e una parte centrale con caratteristiche diverse. Le due parti esterne, ovviamente la parte sulla quale lavoravamo, la potevamo vedere direttamente, è costituita da mattoni disposti a
in modo particolare una specie di lisca di pesce, mentre la parte interna abbiamo ipotizzato essere un rinnovamento a malta e essenzialmente a malta. La parte poi di nuovo sull'interno era sempre di nuovo a mattone. Sono state riconosciute poi delle anomalie inclinate che noi abbiamo ipotizzato essere dei tiranti metallici, quindi delle strutture, dei tiranti che servivano a tenere collegate le due parti in muratura. Le varie analisi che noi abbiamo condotto su questa vela hanno condotto poi a tentare di ricostruire, secondo quello che era il nostro modello, cioè quello che avevamo ipotizzato dalle nostre indagini gelate, tentare di ricostruire in scala 1 a 1, una piccola porzione della vela, realizzando appunto le due parti a mattoni e la parte interna con riempimento a malta e materiale arido spezzato. Inoltre abbiamo messo delle barre metalliche inclinate come ipotizzavamo essere quelle della cupola. Abbiamo ripetuto le medesime analisi e abbiamo confrontato i risultati, cosa che a mio avviso ci ha dato abbastanza conforto. Sulla parte ricostruita vediamo delle anomalie inclinate in più rispetto a quelle che sono presenti sulla cupola, perché di barre metalliche ne abbiamo messe 3, mentre sulla cupola ne ipotizzavamo 2 nella parte ispezionata da noi. Mentre le due parti a mattoni e la parte a malta di riempimento hanno dato una risposta assolutamente confrontabile. Una terza applicazione che noi abbiamo portato avanti è stata presso la sala della Niobe a Musa degli Uffizi. La sala della Niobe è un'importante sala che ospita statue romane, copie di statue greche della quale non si ha idea dell'età. Ci sono tutte queste una serie di statue molto pesanti, molto importanti in questa sala. È un corpo di fabbrica che occupa una porzione abbastanza considerevole del museo e è una parte che durante i primi anni 90 è stata interessata dall'attentato di Via dei Gerogofili. Ci fu questo attentato, questa esplosione di questa autobomba che portò delle lesioni abbastanza considerevoli alla sala della Niobe. In questa occasione noi siamo stati chiamati perché la pavimentazione della sala della Niobe aveva avuto un cedimento proprio sotto ad una delle statue più pesanti, cosa che ovviamente ha fatto chiudere la sala della Niobe e ha fatto mettere in sicurezza tutte le statue, dopodiché abbiamo proceduto con delle analisi congiunte con un team di altri professionisti per cercare di capire quello che era successo, o meglio, quello che era successo si capiva benissimo, perché c'era stato questo cedimento, era stato subito aperta la pavimentazione, ci si era resi conto che una delle volte secondarie di alleggerimento del solario aveva ceduto. Però, essendo una sala molto grande, essendoci tante statue presenti, la sovrintendenza e il museo stesso hanno voluto accertarsi che il resto della sala fosse in condizioni di vita. Per cui appunto siamo andati avanti con questa indagine generale e con indagini endoscopiche. Nel maggio del 2011 fu rilevato il cedimento del pavimento in corrispondenza del basamento di una delle statue lungo la parete esterna. La sala venne immediatamente chiusa al pubblico. Vennero subito eseguiti i primi accertamenti per verificare la causa del dissesto, che fu identificata in un cedimento di una delle voltine secondarie a sostegno del pavimento.
successivi approfondimenti eseguiti tramite rilievi con laser, scanner e georadar e ulteriori indagini endoscopiche estese a tutte le strutture portanti di Campestino, pur confermando con le condizioni delle volte principali, non hanno potuto escludere il rischio di cedimenti localizzati di altre voltine secondarie, anche in considerazione del notevole carico permanente costituito dalle statue e dai relativi piedistalli, ben 17, con un peso medio di circa 3 tonnellate. Se il cedimento della voltina secondaria avesse provocato un maggiore avvallamento del pavimento, avrebbe potuto causare danni ingenti a carico delle opere d'arte presenti nella sala, per esempio il dissesto di un basamento o addirittura la caduta di una statua. Pertanto, sentito il parere dei consulenti strutturali, è stato deciso di comune accordo tra la direzione regionale, le due soprintendenze, la direzione della galleria e la direzione lavori nuovi uffizi, di procedere ad una ricognizione generale delle strutture e, ove necessario, a realizzare le opportune opere di consolidamento. Quello che è stato il nostro intervento, al di là delle indagini endoscopiche sui fondi della pavimentazione già sollevata, è stata appunto una serie di scansioni generata in queste tre aree. Non è stato possibile mappare totalmente la sala Lanier in quanto erano presenti all'interno impalcature, ponteggi e ovviamente anche altre statue. Per cui l'unica porzione investigabile in maniera totale è stata quella che siamo riusciti a coprire, sempre con l'antenna da 1500 MHz. Abbiamo inoltre fatto dei profili che coprissero, diciamo, l'intera lunghezza e larghezza della sala e soltanto in alcune posizioni, in modo da però comunque avere, oltre all'area mappate a tappeto, anche di avere delle visioni globali di quella che era la struttura per la sua interezza. Sono state riconosciute tutta una serie di anomalie, quindi volte principali, volte secondarie, e tutta una serie di elementi strutturali sia nati con il museo sia messi successivamente, quindi catene in ferro, tiranti, eccetera. La sovrapposizione del modello strutturale con il modello georadar però ha messo in evidenza sia le strutture ovviamente esistenti, le volte principali e le volte secondarie, ma non tutte le volte secondarie erano state mappate. Effettivamente c'era un intreccio molto molto denso di queste voltine di alleggerimento. È stato inoltre possibile mappare quelle che erano gli elementi strutturali, quindi catene e tiranti. Inoltre sono stati mappati anche dei canali dell'aria condizionata che erano stati lavori di diversi decenni precedenti fa e che comunque erano stati interventi decisamente impattanti sulla struttura del solare. Le analisi svolte sia con l'antenna da 1500 MHz sia con l'antenna da 500 MHz hanno essenzialmente dato gli stessi risultati. Con la 500 MHz abbiamo avuto un dato ulteriore, ma sì, sempre nella mia incertezza del giorno. Questa riflessione qua giù, che è stata ipotizzata come essere la pavimentazione, non so sinceramente se sia la pavimentazione del piano di sotto o se sia un rimbalzo del piano superiore. Questo è sempre fa parte delle mie grandi incertezze dell'indagine generale. Però insomma, sostanzialmente, oltre a quello che comunque era noto, è stato possibile anche determinare quello che non era conosciuto a livello storico o progettuale, ma soprattutto individuare quali e quante voltine secondarie potevano avere avuto dei problemi di tipo strutturale, cosa che ha permesso all'intervento poi edilizio di operare con sicuramente una conoscenza maggiore.
La rimozione del pavimento e del sottostante materiale di riempimento ha permesso di mettere in vista il sistema di sostegno, caratterizzato dalla presenza di una serie di strutture principali a volta, di diverse dimensioni e varie tipologie, e di un intricato sistema secondario costituito da voltini di alleggerimento, archi, archetti. È stato inoltre possibile rilevare alcuni interventi piuttosto invasivi eseguiti nel corso del tempo per la necessità di inserire sotto il pavimento o nelle pareti portanti i canali degli impianti di condizionamento dell'aria. In generale non sono stati osservati fenomeni fessurativi o deformativi a carico delle volte principali, mentre sono stati rilevati vari cedimenti e lesioni nelle voltine di alleggerimento che hanno richiesto attente operazioni di smontaggio e ricostruzione. A conclusione dei lavori strutturali dello smontaggio del cantiere interno, sono state eseguite tutte le opere indispensabili per restituire la sala nelle condizioni originarie. Infine, sono state eseguite tutte le delicate operazioni di trasporto, posizionamento, montaggio e collocazione definitiva di tutti i basamenti e delle relative statue per restituire al godimento pubblico la sala della migliore, completa in tutte le sue parti e nella piena funzionalità delle sue caratteristiche strutturali, architettoniche, decorative, artistiche e museografiche. Quasi tutto quello che era inglobato nel ghiaccio, che è rimasto inglobato nel ghiaccio da
l'icona più importante che tutti noi conosciamo, Pezzi, l'uomo con tutti i ghiacci, ma emerge tutto quello che era rimasto inglobato. Quello che abbiamo cercato di fare è stato di indagare in maniera archeologica un contesto completo, non soltanto un recupero di oggetti, ma indagare ai fini anche eventualmente di poterlo rendere visitabile. Quello che vedete qua è Punta Linke, il nostro contesto è questo. Quello che vedete qui è l'ammasso di materiale che risulta dallo scavo di una galleria scavata in perla, frusta in roccia, che poi vi farò vedere. Quello che vedete laggiù sul fondo, questo è Punta San Matteo, 3678 metri, dove è stata svolta forse la battaglia più alta d'Europa nell'estate del 1918. Quello che emergeva durante la stagione estiva era questo, cioè la baracca di della stazione di terminale o quasi di una teleferica sconcalica che partiva a circa 1100 metri da Pugolo di Breia e dopo varie stazioni arrivava appunto a Punta Linke. Dietro la baracca, che allora era inglobata dentro il ghiacciaio, cioè questa baracca e la stazione era dentro il ghiaccio, una galleria scavata nel ghiaccio, all'esterno c'era dietro la baracca c'era una galleria che sbucava poi si affacciava sul ghiacciaio dei forni. Qui vedete una foto d'epoca, questa è Punta Linke e questo è il punto di arrivo della teleferica, un salto di circa 1300 metri che veniva fatto senza appoggi di alcun tipo. Questa era la destinazione finale, che era già a territorio italiano, che però era già stato occupato militarmente dall'esercito austro-ungarico. E qui una foto sempre storica dove si vede Punta Linke e qui la guarnigione che stava a costruire baracche. Allora, il nostro lavoro è consistito in uno scavo archeologico molto particolare, come potete immaginare, fatto nel ghiaccio, prima all'esterno, con l'aiuto di cannoni scritti dentro un'aria calda, dove abbiamo trovato resti di tutti i tipi di ghiaccio, conserva perfettamente, questo è un mastello per i crauti, ancora con i crauti dentro, e poi una cosa abbastanza interessante, un ammasso di coppe scarponi in paglia di segale, che vedete qua, ammassate all'esterno della stazione di arrivo, venivano indossati in questo modo. Erano ovviamente a quelle quote d'inverno, le guardie duravano circa 10 minuti, un quarto d'ora. E, ecco qua dei coppe scarponi restaurati. Poi ci siamo rivolti all'interno della baracca, dove abbiamo svolto sempre con l'aiuto di cannoni di aria calda, ma anche manualmente oppure con mezzi un po' più decisi, allo scavo di una struttura che era completamente ripiena di ghiaccio e che ha riconsegnato, dopo circa 100 anni, una serie di informazioni e di materiali. Questo è un kit per la manutenzione della mitragliatrice, completamente conservato. Vi faccio solo una breve carrellata di quello che abbiamo ritrovato, oltre a materiali connessi all'utilizzo e alla manutenzione della teleferica, quindi c'è un'officina meccanica. Abbiamo trovato anche elementi un po' più personali, come questi elementi cartacei, un pezzo di giornale, delle lettere, una cartolina, le istruzioni della teleferica appese alla parete e altri oggetti come queste specie di sigarette strane. Ecco, alla fine abbiamo trovato, oltre ad aver trovato un volano della teleferica, il motore era un motore diesel, il motore non c'era più, però vedrete che lo troveremo in seguito. Questo è l'approccio archeologico all'uscita della galleria e lì abbiamo ritrovato tutti i resti originali delle strutturazioni minerarie con i materiali che erano rimasti in zona, quindi una barcella rovesciata perché rotta, materiale vario e fra il materiale che abbiamo trovato, qui vedete la parte in roccia, abbiamo trovato anche i pezzi del motore, tre pezzi che costituivano questo motore diesel di fabbricazione tedesca. La baracca era molto rovinata e abbiamo dovuto ovviamente operare ai fini di una sovvalorizzazione con le guide alpine, abbiamo dovuto fare un lavoro di sistemazione, di fissarla, diciamo, per renderla visitabile anche in condizioni di grandi accumuli di neve. Alla fine, oggi, chi vuole salire a 3629 metri, entrare dall'uscita della galleria, può rivedere quello che noi ogni anno rimettiamo sul posto, quindi tutti gli oggetti che vengono riproposti sul posto. Non ci sono vetrine, non ci sono membrane filtranti, c'è soltanto il materiale che abbiamo trovato all'interno della baracca. Adesso non è più così, perché ovviamente queste sono le prime immagini fatte dopo l'allestimento, però rimettiamo ogni anno
materiale in modo tale che si possa, non dico capire, ma percepire quello che abbiamo trovato, qual era la vita, diciamo, di queste situazioni. E soprattutto una cosa a me molto interessante è sentire ancora l'odore del materiale della Prima Guerra Mondiale. Lascio la parola a Roberto Francese che mi parlerà delle cose un po' più importanti. Queste sono di barriere super. Buonasera, adesso vi racconterò un po', io sono Roberto Francese, vi racconterò un po' la parte geofisica di questo progetto. Punta Dike è un sito abbastanza alto, come avete visto c'è un po' di 1600 metri, per cui anche la logistica è un po' complicata, perché c'è qua si può portare con l'elicottero, altrimenti era piuttosto difficile operare. Di contro la zona è abbastanza piatta, è una sella che si muove abbastanza facilmente, perché alla fine non è disagevole il movimento, diciamo, il problema è sopportare il materiale. Questa immagine che vedete qui l'abbiamo inserita perché, perdonate l'inglese, ma sono pezzi di percorso, cioè abbiamo mosaicato tante cose, per cui siete, perdonate il fatto che si scrive in inglese. E questa era la porta del ghiaccio più o meno nel 1915, quindi insomma se si è abbassato di circa una trentina di metri a seconda dei punti. Tuttavia i materiali sono, non so se il dottor Nicolis vi ha detto, abbiamo sentito la prima parte, che è stato fatto saltare tutto sostanzialmente nel momento in cui gli austriaci hanno abbandonato la postazione, il materiale è tutto lì, cioè le prove del fatto che il ghiaccio in questa zona si abbassa non è che trasla molto lateralmente, voi sapete che il ghiacciaio è un ambiente altamente dinamico, fare archeologia di ghiaccio è una cosa abbastanza anomala, insomma, nel senso che onestamente il bersaglio iniziale era la ricerca di qualche oggetto, magari qualche oggetto militare che poteva essere rimasto ancora all'interno del ghiacciaio. Una delle cose che interessavano era l'eventuale presenza di binari che collegavano le stazioni delle due stazioni nella parte profonda del ghiacciaio, come è stato fatto in altri ghiacciai vicini, insomma nel ghiacciaio della Damello, qui vicino ci sono delle fotografie in cui all'interno di una galleria si vedono i binari, quindi si pensava che magari anche qui fosse stato utilizzato questo sistema di movimentazione delle merci per evitare il tiro italiano. Quindi insomma la zona è stata oggetto di questa indagine, è stata un'indagine fatta, come vedete qui la sella tutto sommato è abbastanza pianeggiante, per cui ci si muove abbastanza bene. È stato fatto questo rilievo, è stato fatto in due anni, è stato fatto in due campagne, la campagna 2010 delle linee verdi, la campagna del 2011 in cui sono state fatte sulle linee rosse e le linee azzurre tratteggiate, la prima campagna è stato fatto il radar, la seconda campagna è stato fatto misure radar e misure sismiche. La ragione per cui la campagna è stata ripetuta è che la prima campagna erano state evidenziate le anomalie che potevano essere in qualche modo attribuiti a qualcosa che non sembrava una struttura comunemente rinvenibile all'interno di un ghiacciaio, la ragione per cui è stato ripetuto il rilievo che si è cercato di approfondire quello che era l'informazione disponibile. Il radar, lo sapete bene, il ghiacciaio funziona abbastanza bene perché è un mezzo resistivo, l'onda si propaga bene perché a differenza insomma, di quanto ha detto un relatore che mi ha preceduto prima delle problematiche relative alla penetrazione, qui problematiche relative alla penetrazione sostanzialmente non ce ne sono, perché si lavora in un ambiente praticamente ottimale. Vabbè, questo è più o meno un po' lo schema del rilievo, non sto a ripeterlo. I dati sono stati acquisiti, abbiamo avuto qualche problemino con le antenne di bassa frequenza perché erano rumore sia elettronico che di accoppiamento. Gli abbiamo disegnato qualche filtro per pulire un attimo il segnale è stato abbastanza ripulito. Per quanto riguarda l'analisi di velocità, abbiamo provato diversi tipi di velocità, perché il problema è che normalmente si possono usare dei valori tabellari per quanto riguarda la propagazione degli orientamenti in ghiaccio. Tuttavia questi ghiacciai alpini sono ghiacciai temperati e c'è spesso un'abbondante presenza d'acqua, per cui la velocità è più bassa, specialmente nella parte più superficiale. Per cui insomma così abbiamo fatto delle prove di velocità, abbiamo usato una velocità di poco superiore a 16 metri per un secondo per convertire insomma, le immagini che sono immagini tempo in immagini in profondità. E abbiamo anche migrato i dati, non c'è una grande differenza tra la sezione non migrata che vedete sopra e la sezione migrata che vedete sotto. Vi faccio notare quei due fattori lì che sono stati quelle, diciamo, quelle strutture anomale che sono state investigate nella campagna successiva. Questa è una mappa del 2010
Vedete che questi riflettori sono presi per lungo, sono degli oggetti lineari sui quali noi stiamo correndo sopra, leggermente inclinati, ragione per cui nel radar li vedete con quel tipo di forma. Abbiamo fatto anche la sismica serviva soprattutto per coprire la parte più profonda del ghiacciaio dove il radar non arrivava. Abbiamo fatto due linee sismiche che si incrociavano. La prima linea, vedete, abbiamo delle frequenze più alte, il segnale più bello, si vedono molto bene le riflessioni, quelle segnate in rosso. Nella seconda linea, che è stata fatta nel pomeriggio della stessa giornata, c'è una grande presenza d'acqua in superficie, era una zona molto crepacciata, per cui dati, vedete, c'è molta dispersione, dati di frequenza più bassa e meno puliti dal punto di vista del segnale. Questi sono alcuni risultati, voi li avete già visti prima, la linea bassa l'avete già vista prima quando vi ho fatto vedere quell'esempio di dati di applicazione del processo di migrazione. Vedete, abbiamo quelle due anomalie, che sono lungo la linea, la si rivede nella linea 1, la linea più alta, la mappa di navigazione l'avete in basso a destra, la linea 1 in realtà è collaterale, non è esattamente sopra il bersaglio, tuttavia insomma l'onda si propaga in modo non proprio sferico, però insomma si propaga naturalmente, per cui il bersaglio entra nell'immagine. Queste invece sono le traverse del 2010, dove vedete abbastanza bene, va bene, la linea 5 in alto, vedete la presenza di un crepaccio che dà una firma abbastanza chiara nei dati, e poi vedete questo riflettore anomalo in basso, in questa parte di profonda vedete il substrato. Questo riflettore che è stato considerato un riflettore anomalo, dire ghiacciaio e via di struttura in realtà, perché normalmente in altri siti trovate dei blocchi, trovate dei moni con diffusione del glaciale, tuttavia a questa quota di Tro di Sella è difficile che ci siano strutture di questo tipo, per cui è stata fatta una nuova campagna di approfondimento. Due parole sulla riflettività del bedrock: il bedrock è un buon bersaglio quando è orizzontale e un cattivo bersaglio quando è molto inclinato, nel senso che la quantità di energia che torna verso la superficie con un bedrock molto inclinato è abbastanza modesta, per cui questo per farvi vedere che nella ricostruzione insomma alle volte non si vede così chiaramente come si vede chiaramente nella parte più bassa. Diciamo che un'altra cosa importante dire è che l'indagine ha due finalità, nel senso un'indagine aveva una finalità un po' glaciologica e un po' una finalità di tipo archeologico. In ogni caso il contesto glaciologico è fondamentale per dare un senso ad eventuali anomalie che potevano invece avere una maggiore assonanza dal punto di vista archeologico. Questo è un insieme dei profili del 2010. Vedete molto bene il contatto tra ghiaccio e bedrock, vedete molto bene i crepacci e qui vedete quelle riflessioni anomale, diciamo, la presentazione spaziale più completa che vi ho indicato prima. Sono divise in colori blu e colori rossi perché sembrano due oggetti distinti, come li ho visto prima, insomma, in due segmenti. Questi sono i risultati della sismica. La sismica è stata elaborata sia in flessione, che ci dà questo contatto abbastanza netto tra la roccia e il substrato sottostante, sia come tomografia di velocità, in cui si vede tutto bene, insomma, la seconda linea presenta delle zone molto di bassa velocità. Queste sono legate alla crepacciatura, cioè c'è molta aria, sono crepacce abbastanza larghe, 20 cm, per cui è abbastanza normale. Le velocità superficiali sono molto prossime all'acqua, al resto dell'acqua, questo perché non è fatto più due, cioè una discreta quantità d'acqua in superficie. Questa è la mappa di spessore del ghiaccio, sono identificate anche le strutture annullate, quelle bianche, lì sono due ondulazioni, se le faccio vedere meglio in 3D, sono due ondulazioni molto chiare che ci sono nella roccia. Questa è una ricostruzione sostanzialmente del substrato ricostruito con il radar, questo qui ci sono queste due ondulazioni molto nette e longitudinali, c'è un'altra trasversale, questi sono i due riflettori anomali che abbiamo trovato, questi sono gli altri oggetti che ci sono in superficie, un imbocco di un tunnel in questa zona, l'imbocco della galleria dove era ospitata la stazione di Punta Lindi in questa zona qui, e vedete che in qualche modo questo tunnel è compatibile più o meno con la linea di collegamento di queste due strutture. Un'altra cosa importante è che la sella, diciamo, lo spartiacque sepolto è spostato rispetto allo spartiacque che si vede in superficie, per cui dal punto di vista dell'acqua di fusione abbiamo una buona parte di acqua di fusione che se ne va in questa direzione rispetto a quello che sembrerebbe in superficie, dove lo spartiacque è più spostato verso nord. Avete sapete in montagna spesso il vento sposta facilmente modella la morfologia di superficie, quindi basta qualche giorno di vento per avere accumuli anche di qualche metro di neve, per cui
diciamo, è una cosa che è una situazione abbastanza dinamica dal punto di vista della, della morfologia. Questi di nuovo sono i, i riflettori diciamo, considerati anomali, adesso sono chiaramente al di sopra del, del bedrock che è stato ricostruito in, in questa posizione, e per investigarli al meglio è stata fatta una specie di cella nella quale sono stati acquisiti dei profili a risoluzione molto più alta, al di sopra del riflettore. Questa è un'area di 100x50 metri dove sono stati fatti profili ogni 3 metri sia in direzione longitudinale che in direzione trasversale, per vedere un attimo se si riusciva a capire meglio che tipo di struttura c'era. Questa è la ricostruzione, che sono tre profili trasversali, 1, 2, 3, un profilo longitudinale, questa è la ricostruzione della posizione del bedrock, quindi disegnato in grigio, e questi in blu e in rosso sono i due segmenti. Ovviamente qui in mezzo mancano delle altre linee che sono quelle che hanno consentito di ricostruire questi due tratti. Questa è una vista in trasparenza, questa è una vista in trasparenza delle linee trasversali, questo è il bedrock e questo è uno dei due riflettori, questo è il secondo. Quello che vedete qui molto chiaramente è che da linea a linea c'è una notevole consistenza del segnale, cioè l'oggetto si ripete abbastanza simile, che è molto strano per una struttura di tipo naturale, cioè i canali dei glaciali che si trovano a diffusione, i prodotti dei glaciali che si trovano ai ghiacciai, normalmente hanno una forma abbastanza mostruosata, è legato al movimento dell'acqua che per evorsione tende a fare molte curve. Difficilmente hanno questo tipo di risposta in termini di riflettività. Sembra molto di più la risposta di un tubo che si trova normalmente in strada, perché è uguale, è un oggetto che si ripete uguale da scansione a scansione. Per cercare in qualche modo di sostenere l'una o l'altra ipotesi, abbiamo fatto un po' di modellazione, visto che avevamo un buon controllo sulla posizione del vetro, abbiamo fatto dei modelli di propagazione delle onde elettromagnetiche e abbiamo fatto 5 modelli diversi. Abbiamo immaginato che dentro che il riflettore fosse legato a due binari, per esempio, due binari messi orizzontalmente, quindi parallele alla superficie topografica, quindi il ghiaccio si era ormai chiuso, c'era la galleria con il trenino, c'erano i binari, il ghiaccio si era chiuso, erano rimasti solo i binari che riflettevano. E il tipo, questi sono i dati reali, e il tipo di risposta che abbiamo avuto è stata sostanzialmente: questo è bedrock con la sua diffrazione, i binari fate fatica a vederlo, sta qui da qualche parte, per cui una riflessione molto debole e difficilmente confrontabile con quella reale. Abbiamo simulato, immaginando che il ghiacciaio si muovesse, dei binari che si siano spostati in verticale, che sono ancora meno riflettivi, poi abbiamo cominciato a inserire dei vuoti, abbiamo cominciato a inserire dei tunnel, abbiamo modellato un tunnel di 2 metri per 2 metri, quadrato, la cui risposta che vedete è questa, e poi abbiamo modellato due tunnel rotondi, uno di 1 metro di raggio, quindi completamente asciutto, e uno di 1 metro di raggio con un po' d'acqua, con circa, mi pare, un 30 cm, 30 cm d'acqua. E guardando le immagini, tutto sommato, il tunnel riempito d'acqua è quello che, con un po' d'acqua, è quello che sembra più vicino a quello che era l'immagine reale. Diciamo tutte e due, sia questa che questa, ma questa forse di più, perché vedete che c'è un po', c'è una coda di ringing che c'è anche nei dati reali, cioè c'è una coda di riverberazione di quello che principe, che è legata alla presenza dell'acqua. Ora, diciamo che questi dati sono stati analizzati e sono state fatte una serie di ipotesi a favore della presenza del tunnel piuttosto che di una struttura che naturalmente è presente nel ghiaccio. Allora, nella selva il movimento è molto modesto, si è visto da dove si trovano i detriti attualmente, nel 1916 sono esattamente dove si trova prima, quindi significa che il movimento è stato prevalentemente di tipo verticale. E, diciamo che il tunnel tutto sommato ha una congruenza con le strutture che ci sono, con gli altri buchi che si vedono in superficie, gli altri tunnel scavati in roccia. La firma spettrale è consistente da linea a linea ed è molto diversa da quella dei condotti interglaciari, che è una firma spettrale completamente diversa, ma gli arrivati. Abbiamo fatto rilievi su decine di ghiacciai alpini con il radar, e il condotto endoglaciale è una risposta completamente diversa. Non solo, ma per esserci un condotto endoglaciale vuol dire che c'è un bacino a monte dal quale la fusione entra all'interno del ghiacciaio e scava la sua strada con tutto il ghiaccio. Lì il bacino non c'è perché siamo in zona di selva, quindi è abbastanza improbabile. Il punto è come mai si è preservato, perché in ogni caso il ghiaccio si muove, insomma si muove di diversi metri l'anno. E una delle ragioni per la quale questo si potrebbe essere preservato è che di fatto, passando l'acqua all'interno, perché un po' di acqua si raccoglie anche in sella, la galleria, che inizialmente era probabilmente più grande, ha poi funzionato come scaricatore all'interno, come tunnel endoglaciale all'interno del ghiacciaio. Tra l'altro, a ulteriore sostegno di questa ipotesi c'è anche il fatto che si vede molto bene
come gli strati del ghiaccio in superficie, lungo questa linea, nella zona di sella dove c'è poca frequenza, sono chiaramente curvati verso il basso, come se ci fossero stati delle sorte di cedimenti legati a svuotamenti fatti in profondità. In altri ghiacciari hanno scavato molto, ovviamente, hanno scavato delle camere molto grandi, quindi la presenza di camere potrebbe aver creato questi cedimenti e quindi è rimasta una sorta di memoria nel ghiaccio di strati curvati legato alla presenza di vuoti che c'erano prima al di sotto del ghiacciaio. E nelle conclusioni, in qualche modo, che tratte mentre parlavo, diciamo che tutto sommato l'informazione è stata portata a casa sia in termini glaciologici che in termini archeologici. È un contesto abbastanza singolare, perché non c'è un'archeologia a questa cosa del ghiacciaio, normalmente non si fa. Io ho concluso e ringrazio per l'attenzione. Cioè, Rovigo, i metodi di giustizia applicati in ambito artistico.